Ma buongiorno a tutti ragazzi, se non ve ne siete resi conto, quest'oggi, il 3 novembre 2017, è uscito in Italia cosa? Lui, sto parlando chiaramente di iPhone 10, iPhone X, iPhone X, come lo volete chiamare, chiamatelo, lui è il nuovo dispositivo di casa Apple, YouTube, i social, i vari media, i giornali, è pieno zeppo di video unboxing, e allora mi sono detto cosa fare quest'oggi? Beh, facciamo un video unboxing di iPhone X, è ovvio, no? Dobbiamo farlo anche noi perché dobbiamo arrivare a milioni di visual, non ne farò neanche una, ragazzi, però l'ho preso visto che lo volevo testare, visto che comunque ho un canale YouTube che parla anche del mondo Apple e quindi vi porto anche questo contenuto. Ovviamente vi ricordo di sostenermi schiacciando il tasto like, di condividere il video, di iscrivervi al canale YouTube e adesso vi faccio vedere il contenuto del box di vendita e soprattutto vi dico le cose che non mi piacciono di questo iPhone 10 perché potrebbe essere veramente l'iPhone più brutto di sempre. E allora ragazzi, faccio partire la nostra sigla. Allora ragazzi, non ho la pellicola esterna del telefono perché ovviamente dove l'ho preso era già aperto e quindi è inutile che vi rimonto la cartina per far vedere che lo spacchettiamo. Era l'ultimo, quindi per forza di cose dovevo prendere questo. Ero indeciso tra il Silver e il Space Gray, quindi il nero. Ho deciso alla fine per il nero, secondo me molto più elegante dopo aver visto il Silver. Se siete dei tifosi della Juventus, vi consiglio il Silver perché i colori possono essere quelli giusti per voi che tifate Juve. Siccome non è il mio caso, io ho scelto un più sobrio Space Gray. Allora, andiamo subito a vedere cosa contiene il box di vendita, che alla fine è quello che avete visto in tutti i video. Quindi andiamo a togliere un attimino il cartone qua sopra, andiamo a vedere qua dentro cosa ci sarà mai? Ovviamente gli stickers di Apple, eccoli qua, i due adesivi, e poi vabbè, tanti foglietti illustrativi con il pin per andare a rimuovere ovviamente la SIM. Vi ricordo, la SIM anche questa volta è in formato nano. Mettiamo un attimino da parte il telefono, poi lo andremo chiaramente a spellicolare, se così si può chiamare. Allora, qui abbiamo l'adattatore per il jack da 3,5 mm, non abbiamo anche qui l'ingresso del jack, e poi abbiamo due cuffie che non sono ovviamente le AirPods, quelle senza filo, ma dobbiamo prenderle a parte alla modica cifra di 179 euro. Queste sono le classiche cuffie con attacco Lightning. Poi abbiamo ovviamente il cavo Lightning proprietario e poi il caricabatterie da parete, stesso identico di iPhone 8 Plus. Andiamo a richiudere velocemente il tutto, tanto non ci può interessare questo contenuto, ma ci interessa iPhone X, iPhone X, se no mi ammazzate nei commenti. Allora, andiamo a togliere subito la pellicolina. Eccola. Eccolo qua ragazzi, il telefono. Allora, perché l'iPhone più brutto di sempre? L'avete detto in tanti, la fotocamera messa in questa posizione, ovvero messa qua in alto a sinistra, in verticale, potrebbe essere una peculiarità in negativo, visto che in molti me lo avete sottolineato anche nei precedenti video. Non è graffiato, vero? No, solamente polvere. Il telefono sostanzialmente ha il frame lucido molto molto bello. Sicuramente, ragazzi, è elegante, è elegantissimo questo smartphone. Andiamo ad accenderlo. Dov'è il tasto accensione? Questo? Ok, dovrebbe essere questo il tasto di accensione, tasto molto più grande rispetto ai precedenti modelli, vedete? Occupa quasi due volte un tasto normale, forse anche tre. Si sta accendendo, ovviamente poi arriverà la videorecensione completa. Queste sono solamente le mie primissime impressioni. Eccolo qua, nessuna SIM. Vabbè, il display è quello che ormai avete visto in tutti i video di unboxing, eccetera, eccetera, di iPhone X. Perché il più brutto di sempre? Boh, non lo so, ragazzi, onestamente mi fa impazzire a metà. Lo chiamerei, ecco, l'iPhone a due facce, una parte del frame, una parte anche del display, perché comunque un OLED, un bellissimo pannello e la possibilità di vedere qualcosa di diverso, quindi interagire completamente con il mio telefono senza l'ausilio di un tasto centrale, senza l'ausilio di uno sblocco tramite impronta digitale. Sarà una scommessa e sarà, secondo me,
è fondamentale capire se questo dispositivo di casa Apple farà centro nell'utilizzo quotidiano diverso dal solito, quindi ci distaccheremo da quelle che sono le caratteristiche principali di come uno utilizza uno smartphone. Vi metto anche accanto, appoggiando un attimino qua da parte, il mio iPhone 8 Plus, eccolo qua, dispositivo che funziona benissimo, tasto frontale per andare a sbloccarlo, in un secondo è già sbloccato e vedete anche a livello di dimensioni 5.8 pollici contro 5.5, vabbè, non c'è paragone, ma è anche inutile secondo me paragonare questi due smartphone, visto che l'aspetto dei due dispositivi è completamente differente. Quindi ragazzi, andremo a vedere assolutamente se questo iPhone, intanto guardate, spettacolare già la doppia funzionalità per andare a configurare il mio nuovo iPhone passando tutti i dati dal vecchio. Vedremo quindi se funzionerà bene questo iPhone X durante l'uso quotidiano. Io per adesso vi ricordo ovviamente di schiacciare il tasto like, di condividere il video, di iscrivervi al canale, perché noi ci sentiamo chiaramente nella prossima video recensione, che sarà di LG Q8 insieme ad Antonio, quindi una video recensione combo. Non perdetevela e chiaramente ci sentiamo ragazzi quindi nei prossimi video.